Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e benvenuti al 28° episodio del Pokémon News! A distanza di pochissimi giorni dall'uscita del primo gameplay ufficiale di Pokémon GO, finalmente per la prima volta dal suo annuncio, Niantic decide di pubblicare in via ufficiale delle immagini di Pokémon GO, rilasciando importanti informazioni sulle dinamiche del gioco. Come sapete tutti, ci tengo tantissimo a Pokémon GO, quindi per ogni video che faccio vorrei la vostra più totale partecipazione. Qui sotto nei commenti, quindi, scrivetemi cosa ne pensate di queste notizie che andremo a trattare oggi e se mi lasciate anche un like di supporto mi fate sempre felicissimo. Dunque, sono stati rivelati nuovi dettagli riguardo le modalità di gioco di Pokémon GO. L'allenatore avrà un livello proprio e con l'aumentare di quest'ultimo potrà trovare Pokémon sempre più forti e rari. Anche le Ultra Ball, Pokéball, Master Ball, Mega Ball e altri strumenti si sbloccheranno con l'aumentare del livello. Saranno anche presenti i Pokéstop. Ma cosa sono questi Pokéstop? Sono dei punti della vita di tutti i giorni, quindi luoghi reali, dove sarà possibile far schiudere delle uova, che come di consueto si schiuderanno dopo tot passi. Il Pokémon che nascerà dall'uovo non sarà possibile ottenerlo in nessun altro modo. E inoltre i Pokémon si evolveranno catturando più individui della stessa specie. Esempio? Per avere un Ivysaur non riesci a trovarlo? Benissimo, cattura 200 Bulbasaur per farlo evolvere. Ottima scelta! In Pokémon GO determinati tipi di Pokémon saranno disponibili solamente in determinate aree del nostro mondo. Un Pokémon di tipo acqua sarà possibile da trovare vicino al mare e non in cima a una montagna, ma questo già ve l'avevo spiegato qualche episodio fa. Per cui bisogna stare sempre allerta quando si è in viaggio, perché solo in questo modo si potrà completare il nostro Pokédex. Arrivati a un certo punto del gioco, il giocatore dovrà fare una scelta ed entrare in uno dei tre team del gioco, proprio come era per Ingress, anche se in Ingress erano solamente due. Stando nel team si ha la possibilità di posizionare un Pokémon in una zona del mondo, formando delle palestre Pokémon sparse nel nostro pianeta. E questa è una figata! Ogni player potrà avere un solo Pokémon per palestra. Le palestre potranno essere sfidate e il vincitore ne prenderà il possesso. Ma non è l'unico modo per intrattenere il giocatore in Pokémon GO, poiché saranno inoltre disponibili tante sfide diverse, dedicate alle svariate attività del gioco, come catturare Pokémon e esplorare posti nuovi. Completando queste sfide verranno sbloccati dei premi che appariranno nel nostro profilo del gioco. Inoltre il sito ufficiale Pokémon ha tenuto a precisare che il gioco è ancora in fase di sviluppo, cosa prevedibile dato che dal primo gameplay tutti i fan sono rimasti delusi, ma come avevo detto io, prima di parlare aspettiamo gli sviluppi del gioco. Io vi ringrazio per essere stati con me anche per questo episodio news, io vi ringrazio e vi do appuntamento con un prossimo episodio di Pokémon GO. Un like, un commentino e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!